Abbiamo il direttore Montali. Vai. Abbiamo Montali. Abbiamo Montali. Peccato sicuramente Carlo, davanti agli abbiamo occhi di tutti. Montali è veramente un vero peccato perché abbiamo Montali tutte attente intenzioni sulla partita, lo si è visto Patrick, nel modo come la squadra ha approcciato Patrick, la partita, come si è sentito. Evidentemente in questo momento abbiamo dei difetti, su questi difetti dobbiamo lavorarci, Patrick. Dobbiamo tenere testa alta, no, la schiena Montali. Dritta, e avere l'orgoglio di dire che ragazzi, gli errori che abbiamo commesso stasera dobbiamo cercare di andarceli a recuperare. Nel giro di ritorno abbiamo due gare difficilissime, cominciando da Lecce venerdì prossimo, dobbiamo andare a Udine, dobbiamo andare a Firenze, dobbiamo assolutamente recuperare quei due punti che abbiamo perso oggi in casa a Parma. Il nostro tifoso, il nostro pubblico se lo merita. Lei non trova che però il problema sia sempre quello, ad esempio dei 24 gol presi negli ultimi 30 minuti, sia proprio un problema ricorrente della Roma? E se sì, come se lo spiega? Guarda, molti si parla e si dice sempre che il problema può essere di natura mentale. Ma è di difficile risoluzione il problema mentale e psicologico. Io credo che tante volte i problemi mentali e psicologici si risolvono se si agisce bene sulla componente tecnica. Quando facevo l'altro mestiere, la prima cosa che cercavo di fare era lavorare bene dal punto di vista dell'organizzazione tattica del gioco, lavorare bene dal punto di vista della preparazione fisica, della condizione dell'organizzazione di gioco, di scrivere una partitura chiara e precisa dove tutti si sentivano importanti e gratificati per il ruolo che andavano a fare, e poi veniva la condizione mentale. La condizione mentale prende forza da tutti gli altri aspetti. Quindi è una cosa, c'è tante cose da mettere insieme. Evidentemente questo percorso ancora non è stato fatto esattamente come si doveva fare. Montali, sulla qualifica di direttore operativo, quali sono le sue mansioni? Anche parlare con la squadra, magari prendere provvedimenti su alcuni atteggiamenti. Il direttore operativo è il direttore generale di una società, quello che fa qualunque direttore generale di una società di calcio, che la Roma non ha avuto, che adesso ce l'ha. Quindi, si occupa di tutto quello che riguarda la gestione della prima squadra, Calicchia, tutto quello che riguarda la gestione dei giocatori, staff tecnico, tutte le cose che riguardano l'aspetto organizzativo di la squadra, parlo con i giocatori, anche venerdì mattina ho parlato con i giocatori, ho riportato alcuni erati, no, questo dire, dobbiamo rimettere i punti, faccio il lavoro di operativo generale. Una cosa su questo passaggio, visto che il collega l'ha sollevato, si è detto tanto in settimana che questa nomina è stata fortemente voluta dai futuri, in particolare da Di Benedetto, questo è stato detto. Volevo chiedere se effettivamente trova conferma questa voce. Evidentemente se è stato messo pronto in questo ruolo, una nomina che è venuta in anticipo in quelli che erano i tempi fisiologici. Io dico che Montali è stato da 20 anni di giorni che ho capito. Sarebbe venuto in no, voglio cambio di proprietà, è stato fatto prima sì, proprio io, per anticipare i tempi per cercare di dare una mano alla squadra in questo momento. Direttore, il dottor Pengo ha detto di chiedere a lei come è andata la visita da Adriano questa mattina. Se mi fate una domanda così vuol dire che lo sapete tutti. Sta parlando adesso, un'ultima domanda. Se ragazzi, fate, se ho fatto fate la visita, attaccate. Si è presentato a fare la visita, quindi abbiamo fatto. Vabbè, vediamo a Castagni, è venuto apposta da Milano per fare il controllo fisico e lui non è. Il giocatore non si è presentato e adesso. Che provvedimenti adotterete? Avete tutta questa fretta, questa frese, lo veniamo a dire a voi secondo me in diretta così, guarda. Sicuramente abbiamo fatto tanto per questo giocatore, molto dal punto di vista umano, adesso dal punto di vista professionale sicuramente c'è qualche problema e lo faremo, saremo da questo punto di vista molto, molto duri, cercheremo di fare quello che in questo momento è la cosa migliore per la Roma. Ci sarà questa visita? L'ultima? Ovviamente sì, verrà fatta sicuramente. Grazie. Grazie a voi. Ecco.